Ciao amici, benvenuti tutti in questo nuovo video. Io sono Andrea Lanciotti, il vostro tecnico digitale, e oggi vi parlo un po' delle applicazioni di Sky, perché in molti mi chiedono: Andrea, come funzionano queste applicazioni? Le posso scaricare? Posso fare altro? No, queste applicazioni vengono direttamente da Sky e le sceglie proprio Sky attraverso i suoi accordi e quindi non ci sono problemi. Quindi adesso andiamo a vedere e vi faccio vedere come va. Vai! Allora, eccoci qui. Prima cosa andiamo subito sulle applicazioni. Come qui potete vedere, ci sono già state aperte altre applicazioni: RaiPlay, DAZN, Netflix, Discovery. E qui potete entrare tranquillamente e mettere le vostre credenziali. Per esempio, se avete le credenziali di Prime Video, basta che entrate qui dentro, mettete le credenziali e lo vedete. Vi faccio vedere come carica. Eccolo. Ecco qui, questo carica Prime Video. Io ho già messo le mie credenziali e posso andare a vedere tranquillamente quello che c'è. Poi, per esempio, se volete, ritorniamo qua, premiamo la casetta, ritorniamo sulle applicazioni. Adesso c'è anche RaiPlay, DAZN ovviamente. Poi qui abbiamo una vasta gamma di giochi, la musica e le applicazioni di Sky. Queste applicazioni di Sky in pratica sono le applicazioni che avete sul vostro cellulare. Sky Go, Sky TG24, Sky Go sui tuoi dispositivi, che potete attraverso l'applicazione che avete sul cellulare o l'applicazione qui dentro al decoder potete vedere tutte le informazioni. Se avete problemi con le applicazioni, dovete prima di tutto aggiornare il decoder. E questo già ho fatto un altro video dove faccio vedere come aggiornare il decoder attraverso il menu. O altrimenti, se non vi carica proprio le applicazioni, prima cosa vedete se è un problema di connessione. Cioè, che significa? Perché se voi non avete una connessione internet, il vostro decoder non è. Adesso io vi faccio vedere qui su impostazioni. No, scusi. Adesso vi faccio vedere qui su impostazioni se non avete la connessione di rete con la V, con il visto, significa che non c'è connessione. Quindi se lì trovate la X non avete connessioni e le applicazioni non si trovano. Invece, se avete problemi che le applicazioni non si caricano, è molto semplice. Già ve l'ho fatto vedere nei precedenti video che vi metto qui in descrizione. Andate su impostazione, digitate il codice 001 ok e andate qui su app e fate aggiorna app. Oh, eccoci qua. Quindi aggiornate le app e vedrete che piano piano le applicazioni si iniziano a caricare. Poi, come vi ho detto, voi non potete scaricare l'applicazione. Queste sono applicazioni native di Sky, cioè che significa che Sky, facendo degli accordi con gli altri operatori, fanno scaricare le loro applicazioni e le fanno mettere lì dentro. E dopo da lì voi potete vedere. Avete tante cose, ogni tanto escono anche nuove applicazioni. Poi vedete anche X Factor e ci sarà molto altro ancora nei prossimi periodi. E niente, per questo video è tutto. Mi raccomando, lascia un like, iscriviti al canale e ci vediamo ai prossimi video. Ciao a tutti da Andrea Lanciotti, il vostro tecnico digitale. Ciao!